quindi che partiamo immediatamente con la linea 1 al vostro servizio. E poi ti ho messo una musichetta un po' da sballo, qua c'è il semaforo rosso, attenzione. Qua è rosso, non ci sono dubbi. Attenzione, senti, frenate. Vedi che c'è il semaforo? Eccolo là, via, l'autista gira a sinistra. Eccolo lì, saluto il marito di Antonella, grande autista anche questo, Bene, ve l'ho tartassato l'altro giorno, Va bene, c'era salita. Andiamo avanti. Vedi, vedi, via Seminario, vi ricordo amici, che venite tanti per giù, è senso unico ora. Perciò fate attenzione, adesso allora, ci troviamo. Parte è senso unico. È senso unico, Cesare, fai attenzione, oggi era a sinistra. Attenzione, hai pagato il biglietto? No, no, mi sono dimenticato. Va bene. Allora proseguiamo, io c'ho l'abbonamento, costa 22 euro Cesare per tutto il mese. Controlleremo se è vero. C'è, ho già pagato tre abbonamenti ancora, Bene, allora attenzione, vedi che fatica, vedi che difficoltà che fanno gli autisti per girare a destra. Ad angolo retto. Vedi, per immettersi nella via Corso Verdi dove ci sono i carabinieri, vedi? Sì. Adesso. All'altezza della caserma della Benemerita. Esatto, adesso pian piano andiamo verso il centro e concluderemo questo discorso, questo viaggio un po' particolare. Vedi, lì c'è l'obbligo di andare dritti, sì, ma c'è una macchina che gira a sinistra. Perché ormai, a parte tutto, ci sono tutte le strade chiuse, cioè, non si sa più da che parte girarsi, Cesare. Devi fare il giro dell'ambaradan qua, per non dire altro, Bene, allora proseguiamo via dritti, Cesare. Adesso vedi le macchine parcheggiate un attimo qua. Loro devono scaricare, naturalmente, devono lavorare. Ecco, vai. E proseguiamo, ci troviamo in centro. Allora, questo discorso di questo viaggio, signor direttore dell'APT, che devo venire a intervistare, No, vedi qua, comincia i negozi in centro a chiudere. Cesare, dove ti andrà a chiedere le coppe? Altro negozio chiuso, tutto Cesare. Tutto chiuso. Eccolo lì, Roma città altro. Aperta, eccolo lì, città chiuso. Chiusa. Però c'è un negozio che aprirà tra poco, mi sembra, perché l'ho visto e dobbiamo dire, prendere atto che aprirà un negozio. Più coraggioso. Bene, dopo diciamo anche praticamente il comune mi ha mandato l'email e mi hanno detto che finalmente metteranno quello per portare le carte, come si chiama, che sono i cestini. Cestini, i fiori in via Garibaldi, cominceranno a abbellire la città. E le toilette le mettono? No, del sordi lo vedremo dopo, del sordi! Del sordi, non del essere sordo alle nostre richieste. Ecco, che ci sono tanti bambini, adesso io sento, Cesare. Non c'è peggior del sordi, chi ecco. Non vuoi sentire. Benissimo, io sento, saluto il grande autista, salutiamo il grande autista, tutti gli autisti fuori che uno, Cesare. Tutti meno uno. Ecco, perché uno è giovane e dici hai bisogno di lavorare, che problemi c'è? Diamo una mano a chi va a piedi, che lo inciti ad andare in autobus, no? Eccoli. Naturalmente, lavori ecco. In corso. Qua, attenzione, qua si chiamano lavori eterni, cioè, scrutate le campane. Una fatica di Sisifo. Ascolta, in Piazza Vittoria. Questi lavori interni, Cesare, per quello c'è la musica, però devo dire che Piazza Vittoria è riaperta un attimo, potete girare per via Mamelli. Spieghiamo un po' a sì, queste ci dolce. Troviamo proprio sull'incrocio svoltando ecco. A sinistra, visto che prima era chiuso, Cesare, prima era chiuso, adesso l'ha riaperto. Questo è il tratto che stanno aggiustando, si stanno dando da fare, Bene, ascoltiamo queste due dolcezze. Allora abbiamo vai con noi due belle dolcezze che adesso a destra un bel Giovanna saluto e a sinistra. Allora partiamo Lorena. Prima con lei. Ascolta, cosa vuoi chiedere al sindaco? Al sindaco vorrei chiedere le strade più belle, i marciapiedi di poter camminare, per camminare anche noi disabili. Benissimo, e tu dolcezza cosa vuoi dire? Questa si chiama Lorena. Un saluto, volete fare gli auguri a questo sì. Sindaco di buon ascolta, di buona Pasqua? Sì. Ecco. Sindaco, auguri di buona Pasqua. E dopo... Mi raccomando, pensi a noi. Eccolo. Grazie. Salutiamo anche il cane qua, che un bel bacio a sì, tutti. Sì. Ciao, ci salutiamo le due dolcezze, andate piano, minimo 100 all'ora, mi raccomando. Okay. Care dolcezze, le conosco, la signora Giovanna e la grandissima della bilancia a sinistra e a destra. Bene, ecco qua ti faccio vedere la piazza, vicino a però Piazza Municipio le cose vanno molto svelte. Sì. Mi sa che lì passa il sindaco e lì si va in velocità stratosferica, però ti devo dire una cosa. Sarà una bella città, non dico di no, guarda che bel palazzo, Cesare, fai attenzione, mi sembra di vedere il sindaco con la sua fidanzata che ci sta parlando, vedi quello lì è il balcone dei innamorati, quello è il balcone dei innamorati, guarda che palazzo. Non il ponte dei sospiri come a Venezia, guardalo, ma il balcone degli innamorati. Vedi da lassù in alto che ti saluta la dolcezza, eccola lì, la dama bianca che fa un bel saluto a questa via si chiama via Mazzini, Cesare. Adesso ci inoltriamo in piazza Cavour, dove c'è questa
Salutiamo Manuela, il bar, salutiamo, qua c'è la questura, il campanile, adesso andiamo a vedere. E le poliziotte della questura. Senti, piazza Sant'Antonio, la piazza del futuro. Allora diciamo, qua c'è una bella piazza, è stata bella, ma a me piaceva più prima che era rustica, no? Però adesso andiamo a vedere questa piazza con queste, con questi, come si chiama? Plasticati. Con questi marmi, che non sono neanche marmi, perché basta che ti, basta che, non so, appoggi qualcosa, si lascia l'alone, no? Il tutto il nero, ma no? Sì, non sapevo. Perché oggi mi diceva una signora, ecco il generale, vedi il generale che mi comanda, eh? Signor generale, buongiorno. Ecco, allora diciamo, no? E mi hanno detto una signora proprio oggi in auto, proprio mi fa, guarda che quei piastroni che l'hanno tirati via, saremo tutti in questa costano piazza. Veramente tantissimo, perché era da tantissimi anni messi più, e poi erano piastroni che non lasciavano l'impronta, le sporcizie, no? Mentre quelli odierni sì. Ecco, allora diciamo, qua siamo in piazza Sant'Antonio. Si stava meglio quando si stava peggio. Ecco l'albero della vita, Cesare, fai attenzione. E poi un baobab questo. Il bello, eccolo lì, dove che possiamo mettere i soldi e pensare. Lanciamo l'idea di lanciare le monetine. No, ma l'ha tappato, Cesare, non puoi neanche mandare. Vedi, che il soldo. Infelice decisione. Gorizia non li vuole la grana, non vuole la grana, vedi, ha tappato. Rifugge i facili guadagni. Ecco guadagno. La grandissima Lantieri, vedi, questo è il palazzo Lantieri. Qua ha soggiornato il Papa nel Medioevo, quando andava Vienna, non Giovanni Paolo II. No, quello lo vedremo dopo. Che dopo, ecco, guarda che piazza, bella piazza, non diciamo di no, però speriamo che tutti i goriziani vengano a vivere lì con la tenda. Speriamo, No, però basta una con la tenda. Oh, attenzione, guarda lì, ti devi scansare. Qua. Scusa, qua ti devi scansare, Cesare, perché lì c'è la mitraglia dall'alto. Vede, assessore del soldi, ecco, non solo lì. Per gli umani, ma anche ecco. Per i piccioni servono i gabinetti. Esatto, guarda lassù in cima, sono pronti per spararti, non passare di lì, Cesare. Non passate di sotto. E qua ci sono i vari bar, ristoranti che si sono desolatamente chiusi, no? Vedi, vendesi ancora, già ormai finito, per dire, si no? Vende anche la questura qua. Saltiamo il grande Ciucchi, io devo salutare il grande Roberto che ogni tanto ci dà una mano e io lo ringrazio moltissimo. Ci dia il anche una ruota, Ciucca. Oltre che la fai mano. Attenzione in bicicletta col telefonino con una mano sola, ma deve avere una in multa. No, ma deve avere una gamba potentissima, è vero, sì. Perché da per con una mano sì. Salutiamo questi due signori. Sulla salita che vive, ecco. Il successo di Vendramino Bariviera. Cesare, fai attenzione, parliamo un attimo della situazione. Qua era via Raspello, era domenica, dovevano essere aperti tutti i negozi, non si sa quali. Però ti devo dire che una persona mi ha detto, a Treviso c'erano i negozi pieni. La gente è una cosa impressionante. Tant'è vero che anche Cesare era dove? A Mestre. A Mestre e poi a Treviso. A Treviso e naturalmente vedi si sposta anche lui. Guarda quanti negozi chiusi. Salutiamo la grande, il grande prefetto Morrosu della bilancia, Cesare. Grande personaggio. La casa rosata. Eccoli. Adesso fai attenzione, vedi le luci, mi è sempre offuscato, no? Queste sono le luci dell'università. Le luci della ribalta. Dell'università del parcheggio. Adesso ci inoltriamo invece in piazza Sant'Antonio e guarda, guarda che lampioni, io capisco che mi hanno detto che devono per la... Sembra la zona rossa di Amsterdam. Sì, ma per il problema dell'energia, facciamo due bei pali, almeno due belle luci, no, abbiamo una piazza che manco te la vedi, Cesare. Vabbè. Adesso fai attenzione, ci inoltriamo in piazza Cavour, dove c'è la questura, sì. E fai attenzione che visibilità che c'è. Vediamo cosa troviamo. Guarda che bei lampioni. La Ville Lumière. Ecco, guarda che bei lampioni. Le Champs-Élysées. Adesso siamo in fase di conclusione, Cesare, e ci inoltriamo nel buio pesto della città. Fai attenzione. Giriamo a sinistra. Saluto a tutti. Fai gli auguri, buona Pasqua a tutti, Cesare. Buona Pasqua a tutti. E via dentro nel buio, nelle tenebre.